Chi è sto? Salve ragazzi, benvenuti su Pino di Luzio. Oggi 7 dicembre, ore 22:10, porto la notizia alla ribalta del nostro grande mitico Mario Balotelli, che ne fa sempre una più degli altri, insomma. Oltre che quello che fa nel campo di calcio, nel campo di pallone, come vogliamo chiamare, che fa i falli e è un po' una testa calda, come dice Mancini o tanti critici del pallone, anche oggi ne ha fatto una delle sue belle, insomma. Però questa la direi che è un po' più forte rispetto alle altre, e parlo per tutti i calciofili, cioè Mario Balotelli. Ti sto lanciando questo video per magari lo potessi ascoltare, e spero che l'ascolterai. Cioè, sei uno screanzato come padre, sei diventato padre da meno di 24 ore, ti è nata una bambina all'ospedale di Napoli e tu non te ne sei manco preoccupato di andare lì a poter vedere la nascita della tua bambina. Ha lasciato, diciamo, la tua Raffaella Fico, compagna, ex compagna, che ritorna compagna, non si sa, questo lo lasciamo a Novella 2000 o quanti altri fanno il gossip, che a me non mi interessa. Logicamente l'ha chiamata Pia, pare che gli ha dato il nome Fico, a me questo non mi interessa, però sembra che comunque sia la tua famiglia sia interessata di questa bambina, perché in parte quindi non l'hanno riconosciuta, ma perché i giornalisti hanno sondato che è stata chiamata da tua madre, che logicamente ha sorriso alla Raffaella Fico per la nascita della Pia, che è tua figlia, naturalmente in ottima salute, gode. E naturalmente ci sono i giornalisti che lo sono andati prima di te, sfortunatamente per te, perché prendono 100.000 euro per fare le foto alla tua bambina, logicamente, e quindi hanno avuto un maggior interesse, una spinta emotiva maggiore ad arrivare prima che nasca tua figlia. Ma ti rendi conto come padre screanzato da 24 ore arriva primi fotografi che te? Tu gli dite che domenica giochi a pallone, forse la prossima settimana la vai a trovare sto fiola che ti è nata. Però a me mi sembra che un attimino non è un gran modo di presentarsi come padre a una bambina che ti è appena nata, voglio dire. Allora Mario Balotelli, che vogliamo fare? Oltre che nei campi de pallon, anche nelle camere da letto non ti sai gestire la situazione? Ma io non lo so. Mario, porca paletta, io ti seguo e ti curo. Voglio che almeno diventi un buon padre e crei una buona famiglia, come un buon italiano medio. Per favore, te lo chiedo per favore, perché te voglio bene. Sono Senigallia, Mario. Ciao.